Il Partito Democratico si riunirà già all'inizio della settimana. Il Movimento 5 Stelle attende la consultazione di fine novembre, ma il governatore vorrebbe segnali precisi già prima, ad esempio il ritorno di Christian Casini sullo scranno dell'ufficio di presidenza. I centristi di Azione invece hanno ottenuto il via libera formale all'ingresso in giunta e adesso tocca a loro stabilire chi sarà il prescelto. In via Gentile c'è area da grandi manovre in vista dell'ultimo anno di consiliatura, la prima delle incognite è il terzo mandato per Michele Emiliano. Il collega campano Vincenzo De Luca lo ha già annunciato, aprendo il fuoco sul quartier generale PD. Emiliano però è più cauto, promette sostegno ad Antonio De Caro, ma si appresta a mettere mano alla legge elettorale. Ci sono dentro i consiglieri sospesi in caso di promozione al rango di assessori, facendo subentrare i primi dei non eletti, ma pure il paracadute per un tris del capo della giunta. In caso di indisponibilità estrema del neo europarlamentare ed ex sindaco di Bari, il dispositivo è contenuto all'interno della proposta che porta la firma di Ruggero Mennea, capogruppo degli Uomini di Azione, ma anche papabile per un passaggio nell'esecutivo se a farlo non dovesse essere Fabiano Amati, presidente della commissione bilancio e che adesso può contare anche sull'avvicinamento al gruppo del molfettese e civico Saverio Tammacco. Il risico non è ancora deciso, ma punto fermo sarebbe il trasferimento della sanità nelle mani di Raffaele Piemontese. Il resto è tutto da definire, a partire dai tempi.